avevo sottolineato appunto anch'io delle righe, lei deve adesso un momento solo, non sia così visibilmente impaziente, se no mi mette in agitazione. Avevo sottolineato anch'io queste righe del suo libro dove dice che su certe verità della dottrina bisognerebbe avere il pudore di presentarle come allegorie, stimoli estetici, suggestioni e non come verità, tanto più verità da imporre ad altri. Questo lei scrive. Sì, lì lo scrivo, se non sbaglio, nel capitolo in cui cerco di discutere la famosa frase «la fede arriva dove non arriva la ragione», che viene adoperata spesso per giustificare affermazioni di fede che contraddicono la ragione. Ecco, c'è una bella differenza tra usare la fede dove la ragione non può arrivare e usare la fede dove la ragione può arrivare per dire il contrario. Allora, fuori dal campo di quello che è il metodo empirico deduttivo, cioè prendere i fatti e dedurne logicamente conseguenze, fuori da quello per capire il senso della vita, eccetera, eccetera, ben venga la fede. Quando però la fede dice cose che contraddicono la ragione, per esempio dice che qualcuno può essere sia uno che trino, oppure che un parto può avvenire virginalmente, oppure che in un pezzo di pane c'è veramente il corpo di qualcuno, e tutto questo genere di cose, ce ne sono più centinaia che decine negli articoli di fede, non sta andando oltre la ragione, sta proprio pestando i piedi alla ragione. E bisognerebbe ammetterlo con maggiore onestà.